Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su YouTube, qui Saxy e oggi siamo qui su questo nuovissimo video, su questo nuovissimo gioco chiamato Mojacko Castle. Quando ho scaricato questo gioco vi devo subito avvertire che c'erano... ho letto che ci sono tantissime cose tra cui violenza, sangue, tortura e un sacco di cose. Perciò ho detto perché non portarlo? Sarà qualcosa di bellissimo. Perciò cominciamo subito con questo Mojacko Castle. È un gioco RPG. Attenzione, questo gioco contiene più di... cioè contiene scene di violenza e immagini grottesche. Sei stato avvertito. Oh, oddio, quanto è adorabile qualcosa. Ehi, non riesci a dormire? Hai bevuto la tua medicina? Capisco. Va tutto bene, sono qui. Spero che ti rimetterai meglio, che ti rimetterai presto o qualcosa di del genere. Oh, lo so. Ti leggerò una storia oggi. Che tipo di storia chiedi? È molto strana, triste, violenta, pervertita. Quel tipo di storia pervertita. Penso che ti piacerà anche a te. Perché qualcosa così successo dovrebbe essere una storia pervertita? Bene, iniziamo. Vediamo il mouse, cazzo. Ma fastidio. C'era una volta una scolaretta del liceo, credo. Il suo nome era Yonaka. Un giorno lei prese il treno. Il gioco si ricorda. Ok. Devo tornare a casa. Ti capisco, la scuola è stressante. Oggi è il giorno che il fratello viene a casa. Perciò devo tornare a casa in fretta. È passato così tanto tempo. Mi manca davvero tanto. Quindi tecnicamente è tornato a casa suo fratello da tantissimo tempo, quindi... ZX, ok. Sì, ok. Che è sta cosa in terra? Peperoncino rosso. Cioè un peperoncino. Eccoci, wow, che figli. Siamo dei figli fantastici. Bellissimo. Ragazza con occhi senza vita. Odio i treni. Ragazza con i capelli. Con i capelli intense, cioè come posso dire, scarlato, proprio belli, boom. Non odi anche gli autobus? Autobus, quelli sono i peggiori, sono sempre così soffocanti. Allora che cosa ti piace? Biciclette. Stancanti. Ah, sono bellissime quelle due. Ci vorrà un po' per la prossima stazione. Dormi fino ad allora? Fantastiche animazioni. Che le due, quindi quelle due sono scese, quindi già. Cosa? Ultima fermata, Mojacko. Oddio, è fantastico, è carinissima. Mojacko. What? Aspetta. Cos'è questa stazione? Eh?
Non addormentatevi mai nei treni, allora vi dico io. Chiunque sta andando a scuola o sta tornando a casa da scuola non deve mai addormentarsi sui treni. Cos'è questa stazione? Mogeco, mai sentita parlare. Non ho soldi per comprarmi una cosa alla macchinetta. Sono strani. Sono strani quando vanno. Non c'è nessuno qui. No, veramente, non ho mai sentito parlare di questa stazione. Beh, per ora credo che controllerò da questa parte. Fai pace col prosciutto. Col prosciutto? Ho letto bene, prosciutto? Peperoncini rossi e pasta. Associazione, reclutiamo nuovi membri. Diventerai un peperistiano? Chiama per dettagli 000XXX000. Che razza di gruppo è questo? Veramente! Un pezzo di carta. Bisogna portare le ragazze delle liceali? Dal primo fino al 31° giorno di ogni mese il prosciutto day. Mangia prosciutto per la pace nel mondo. Pace cosmica, perfetta serenità. Impermanenza di tutte le cose. Infatti ogni giorno. Big prosciutto 6. Ok, prosciutto in sconto, yeah! Finalmente qualcosa che non sia prosciutto. Idiosa. Prosciutto. Ok, abbiamo del prosciutto. Ed è un'immagine di un vero di prosciutto crudo. Nortian. What? Cosa? Cosa? Lag! Cosa? Il gallo non canta, perciò ammazzalo e cuocilo alla griglia. Così almeno capisce. Cioè, fantastico. Piromani del mondo. Portate il nostro fuoco di... Fantastico. Gira, gira, gira e va. Dove si fermeramo? Jacko Castle. E lag è infinito qua. 3 chilometri. Credo che siamo Jacko Castle. Sì, ma Jacko Castle. Sono io. Spalle affaticate. Fianco. Di dietro dolorante. Raccomandiamo prosciutto. Wow. Oddio, l'ha pensata malissimo questa. Mi sento come se fosse osservata. What? Ma che cazzo? Che cazzo era quel coso? Ok. Infatti. Io voglio ghiose, scritto col sangue. Ok. Mogeco Forest. Andiamo per la foresta Mogeco. Questo posto è strano, concordo. Perché sono finita qui? Dovrei tornare indietro. Eh? Andruggito, che cazzo sta? Oddio, uno di quei cosi! Un pupazzo. Ma vedi? Oddio, è pucciosissimo. Parla. Sì, io posso parlare, Moghe. Sei molto carina. Liceale, giusto? Moghe-tan ama le
le scuole, le liceali. Ma che. Ragazzi. Oddio, quanti cazzo sono? Oddio, quello lì è... Credo che sia rapatissimo quel tipo. Questo qua è rapatissimo. E credo che siano tutti quanti allo stesso livello suo. Tu e Mogetan, vogliamo divertirci? Ecco, lo sapevo, cazzo! Sono stafottamente rapati questi tipi. Ma tutto bene, andremo... Staremo belli tranquilli per la tua prima volta. Faremo piano, giusto ragazzi? Sì! C'è che... Gang bang! Ok. Scappa, ti stupano, scappa, ti stupano, Yonaka, scappa, ti stupano, Yonaka! Non li vedo più, però scappa ugualmente! Perché finché si sente la, il tema che devi scappare, tu devi scappare, Yonaka, scappa, scappa! Corri, Yonaka, corri! Non farti fottere! Letteralmente! Se ne sono andati? Un sogno? Io stavo tornando a casa col treno, giusto? Questo qui è tutto un sogno, non è successo niente di strano. Che sta succedendo? Io non capisco. Ma non c'è niente che possa connettermi, diciamo, alla realtà tecnicamente. Il mio telefono non prende nemmeno. Ma se posso ritornare... Ma se io ritorno indietro, quelle cose gialle... Quindi credo che siano in mosaico quelli. Sì, e che cacchio erano quelle cose? Gatti? No, loro parlavano. E... Che cos'è questo posto e quelle creature? Volevano catturarmi. Perché? Infatti... E poi avrebbero... Cosa devo fare? Picchiali. Calmati. Respira. Oddio, sbadiglio. Cos'è? Cosa? Wow. Oh, quello è un castello enorme. Non ho mai visto niente così prima d'ora. Davvero, dov'è qui? Che posto è questo? Che strano design. Sono delle luci accese, qualcuno ci vive lì? Possono dirmi come tornare a casa? Ma con tutto quello che ho visto, quel castello e i suoi residenti, credo che non posso stare, tanto che quelle cose gialle potrebbero ritornare. Veramente non possono essere all'interno. Perciò devo controllare. Beh, io non mi fiderei visto che c'è quella loro cazzo di testa lì appiccicata sopra il castello. Anche se comunque ho una bella sensazione dopo un'altra. Infatti non dovresti andare. Sangue. Ok. Sangue? C'è qualcosa di là. Cosa? Se la smette di laggare. Oddio! Impazzirò. Che sta succedendo? Sto avendo un incubo? Qualcuno l'ha ucciso. Chi? Cioè, guardatelo! È ipermutilato! Sono state quelle due tipe là che abbiamo incontrato sul treno.
Almeno non mi vuole stuprare, buono. I suoi squadri sono sempre fantastici. Tipo che ci fanno questi qua. Wow, Mussolini, versione Mojeco. Fantastico. O Hitler, per di più. Stavano volando? Quindi? Entriamo, cazzo! Perché se si chiama Mojeco casa, allora dobbiamo entrare. Spaventoso, ma non c'è nessun'altra parte, quindi credo che devo provare. Beh, anche se comunque è entrare proprio all'interno di una casa così doppio d'abuso, comunque sono gentile. Scusate! Welcome to Mojeco Castle. Primo piano. Che cazzo è questo? Fratello, aspetta! Oh, Yonaka da piccola! Cioè, non è cambiata molto, però è comunque da piccola. Credo che qualcuno mi stia chiamando. No. Non lasciarmi dietro! Scusa, Yonaka, scusa. Diamine, cammini così veloce. Beh, una volta che cominci a pensare, lo sai. Stavi di nuovo pensando, eh? Sì. Ero con la testa tra le nuvole, quindi non riuscivo a vedere di fronte a me. Questo è preoccupante. Va tutto bene, finché ho te accanto a me. Oh, ora che stai dicendo? Oh, è adorabile il fratello. Pronto ad andare? Sì! Sono adorabili! Che strano castello! Cos'è questo posto? Che luce del sangue non è buona come cosa. Ok. Che cos'è quell'arte? Ho una brutta sensazione. Ma questo potrebbe... Credo che quello lì sia il tipico sguardo della tipo... Sono fottuta. Ecco. Sono chiusa dentro. Ciao. Oddio, quanti cazzo sono. Benvenuta al castello Mojeco. Dio. Buonasera, cara Yonaka. Come conosci il mio nome? Il mio nome è Mojeco. E... io so tutto su di te. Vieni, giochiamo. Nel senso sessuale. Ma che cazzo c'è di stare questi cosi? Ma che danno il primo! Aspetta! Chi è? Chi va prima? Yonaka-chan! Venga prima con me! Che hai detto? Prendi questo! Schifoso! Sta zitto! Fottiti! Lag! Oh? Stanno litigando? Pensi che questo sia in gioco? Io ti uccido! Oh sì? Vieni allora! Pezzo di merda! È fantastico! Ci stanno ascoltando! Oh, perfetto!
Vieni! Muori! Ah, sì? Sei carne morta! Merda! No! Cacca! Cacca! Vuoi morire? Punk! Ti ammazzo, ti ammazzo, ti ammazzo! Vi squarto! Ma che è fantastico! Dov'è Yanakatan? Oh! È bellissimo sto gioco! Cerchiamo un'uscita, ma quello lì nel prossimo episodio! Salviamo! Salviamo la... vediamo... sì! Bene, che dire! Questo gioco è fantastico, cazzo! È bellissimo! È bellissimo! Dio! Non so cosa dire! È bellissimo! Beh, che dire, niente, lo voglio portare assolutamente io, cioè lo continuerò a portare assolutamente perché è fantastico. Cioè, quel cazzo di cose pelusciosi e adorabili che non credo nemmeno che siano pelusci, mi vogliono stuprare, si stavano squattando per me, oddio, è bellissimo! Vabbè, che dire, Daniel Fortiope è tutto, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, commentate, condividete, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Domani, aspettate, fatemi controllare un attimo il giorno, ok. Domani, ovvero sabato, credo che uscirà un altro video. Se non sapete perché, allora lo vedete in quel preciso video, oppure cercate un pochino nel canale. Se riuscite a capirlo, scrivetelo sotto nei commenti. Avete tempo fino al video di domani. Perciò niente. Dai, fottimi tutto. Saxi. Yao!